Buonasera cari amici ed eccoci qui con la 46ª puntata, caro Alfredo, siamo già a 46 puntate ormai in onda Eh con Don sì, è fatto il Chisciotte tempo. e Mulini a Vento. Questa sera avremo dei graditissimi ospiti che poi Alfredo vi presenterà, molto importante, quindi seguiteci. Le mie raccomandazioni dopo questa breve presentazione sono le seguenti per tutti quanti che ci ascoltano. Allora, noi andiamo su diverse web radio, sapete benissimo ormai sono diverse settimane, cari amici, e sono Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sismondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, Radio Isso da Modena e Radio Valdichiana si è aggiunta, che stiamo facendo in prove tecniche. Ovviamente andiamo anche sulla web TV di Radio Saiuz, sui due canali che trovate sul nostro sito radiosaiuz.it e sul canale YouTube. Quindi questo è per quanto riguarda il network. Altra nota diciamo positiva del network è che abbiamo istituito il servizio SMS e WhatsApp, quindi potete mandare i vostri messaggi al 393 78 80 195. Per gli amici che ci seguono sulla web TV vedono in sovraimpressione appunto il numero di telefono. Ovviamente potete intervenire in diretta con noi chiamandolo 0422 16 26 622 e per non rimanere fuori anche la nostra chat, quindi scrivete sulla nostra chat tranquillamente e noi vi passeremo, gireremo le domande all'amico Alfredo. L'aiuto regista è uscito fuori, caro Alfredo. Bene, passo subito con la rassegna stampa e entriamo poi nel vivo della trasmissione. Allora, Renzi per 20 anni ha detto barbarie del giustizialismo. Addirittura c'è stato Barani di Ala che lo incorona dicendo bravo come Craxi, bella figura che ha fatto. Intercettazioni Napolitano, a volte manipolate, D'Ambrosio ci lasciò la pelle, ma il fatto lo pubblicò integralmente. Appunto, si parlava di queste intercettazioni che furono pubblicate e poi dicono manipolate, insomma, pezzi di conversazioni estrapolate dal contesto, insomma, come è successo al mio consigliere D'Ambrosio che ci ha rimesso la pelle con un attacco cardiaco. Questo l'ha detto Napolitano. Ma Napolitano può dire qualche volta, tanto non ci crediamo. Passiamo al fatto di cronaca. Infermiera killer, la regione sull'ospedale di Piombino dice sottovalutato il rischio, l'organizzazione è inadeguata. La commissione d'indagine parla di criticità, soprattutto nella gestione del rischio clinico. Il reparto doveva rendersi conto che 6 morti in 100 giorni era qualcosa di anomalo. Intanto Firenze manda personale di supporto per coprire le carenze. E per ultimo passiamo a Bologna. Siamo a Bologna, caro Alfredo. Il pusher, Vabbè, ma si dice così, e la percentuale di guadagni per l'Islam. C'è un'indagine della Procura e ci sono dei controlli da parte dell'antiterrorismo. I magistrati vogliono capire se gli spacciatori siano stati costretti da qualcuno a versare quei soldi e quindi se ci sia stata o meno un'estorsione. Soprattutto cercano di capire dove vadano a finire queste offerte, in beneficenza o comunque alla comunità, oppure al contrario a finanziare in qualche modo la causa del terrorismo. Questo staremo a vedere cosa succederà. Allora, partendo alla rassegna stampa, voglio continuare con un'altra notizia che avevo visto, caro Alfredo, che mi aveva un po' colpito. È il fatto dei contratti stabili che continuano a crollare. L'INPS ha detto che a febbraio c'è un meno 33% di indeterminati e questo ci fa pensare di come sta andando questo governo. Bene, caro Alfredo, per quanto riguarda la rassegna stampa, io avrei finito. Se puoi iniziare tranquillamente con i tuoi ospiti la trasmissione, ricordando sempre, scriveteci in chat ai nostri amici e soprattutto telefonateci se volete porre delle domande dal vivo oppure mandateci un WhatsApp o un SMS. Più di così non possiamo fare. Vai Alfredo e buonasera agli ospiti. Ok, grazie Rosario. Ritorniamo qua nella nostra Bologna, più che altro in Casalecchio di Reno. Ci tengo sempre a dirlo, perché è una bella cittadina, abbiamo il fiume,
abbiamo della buona aria e le colline, quindi non ci facciamo mancare di niente. Stasera serata, io oserei dire, è spumeggiante, perché abbiamo due ospiti, anche se in realtà poi la creatività è unificata, è unica. Abbiamo i Maestri del Sorriso di Bologna, Zapp e Ida, Buonasera a disegnatori. tutti. Un attimo, ti passo immediatamente il microfono, Zapp. Quindi stasera certamente verranno fuori delle cose simpatiche, divertenti, e conosceremo un mondo un po' particolare, non quello noioso e pesante che ci opprime tutti i giorni, ma qualcosa di molto più leggero che ci fa pensare. A te, Zap. Buonasera a tutti, ovviamente i radioascoltatori. Ida saluta i radioascoltatori anche tu. Saluto a tutti. Niente, noi abbiamo aderito ben volentieri a questo incontro perché ci piace stare insieme. E io adesso aspetto tutta una serie di domande che segretamente mi ha detto appunto Alfredo che intende porci, e siamo pronti a rispondere, Alfredo, alle tue Benissimo, quesiti. benissimo. Come ogni buon giornalista, io non sono un giornalista, vorrei essere un giornalaio piuttosto. Era sempre stata la passione della mia vita, avere un'edicola, ma non ci sono mai riuscito. Veramente, c'è sempre il tempo, eh? Oh, no, no, ormai basta con il lavoro chiuso definitivamente. E ho letto nella tua biografia, guardando il sito su Facebook, che tu nasci come diplomato in lingue, Sì, quindi. in effetti è una cosa vera, è praticamente l'assurdo. È che io sono un linguista, il disegno non era nemmeno previsto, nella mia era scolastica, e sono quello che disegna. Ida invece si è prima, diplomata all'Accademia Liceo Linguistica, Liceo Artistico. Pronto, pronto. Ecco, poi è passata al dance e quindi dovrebbe essere quella che disegna, invece disegno io. Vabbè, questo succede fra marito e moglie, mi sembra giusto. Questo Siamo interscambio. un'associazione delinquere di stampo umoristico. Magari ce ne fossero, magari, cara Ida. Noi siamo noi, un'associazione delinquere di stampo umoristico, null'altro. Giusto. No, Purtroppo ci vedi, sono delle. Alfredo, noi pensiamo che, non lo pensiamo noi, è vero, è la verità, sorridere, il sorriso, la gioia, la sghignazzata, provoca la creazione al nostro cervello di endorfine che fanno star meglio nella vita. Proprio vero questo, infatti si legge spesso su internet questa constatazione di questo fatto. Anche mio figlio, che è odontoiatra, dice fa bene sorridere, ma forse Ma per altri infatti, motivi. vedi, quando uno sorride è più difficile che picchi qualcuno, che rubi, che inganni. Quando uno sorride, perde le difese ed è buono, diventa un pezzo di pane, E non poi, come sempre perché c'è il dicono, sorriso cattivo anche. cioè, quello sì, è quello più pericoloso. Ah, beh. Infatti dicono, sorridendo si mette in moto meno muscoli che fare il muso Beh, duro. comunque sta di fatto che io ti dico le mie origini come sparacavolate risalgono ai tempi dell'università quando si facevano i papiri, visto? Hai presente quei fogli con disegni sconci che facevano tanto ridere comunque. Non ho fatto l'università, però questo lo so, e quindi hai un buon inizio. E poi a un Sì, certo momento tu sei passato dalla matematica,
dalla lingua alla matita o al pennarello, adesso va di moda sì, il pennarello. Proprio ai tempi dell'università, poi in banca è successa una cosa strana, perché io sono stato assunto in banca, poi incredibile ma vero. E i miei colleghi, vedendo che sapevo disegnare, io disegnavo anche per loro, mi facevano fare degli schizzi, e li portavano a casa. Uno di questi schizzi, molto osé, molto spinto, non lo descrivo, ma comunque birichino, diciamo, e finì in mano al direttore generale, che mi convocò e mi mostrò questo mio disegno che era finito nelle sue mani. E cosa è successo? È successo che io pensavo mi licenziasse, invece mi chiese: ma lei saprebbe fare la mia caricatura? Io ho fatto la sua caricatura inserita in un contesto ben preciso, che lui doveva fare un'etichetta per vini, e da lì è stata tutta una strada in discesa. Perché? Perché mi hanno fatto un ufficio apposta dove facevo, mi occupavo della pubblicità. Ecco, giustamente il dono, perché sono doni questi, della matita può essere molto utile. Pensavo che ti avessero assunto poi per falsificare la carta moneta. Gli assegni falsi. Boh, invece non l'ho mai provato, ma magari se ci avessi provato. Magari potrebbe, come la banda degli onesti con Totò. Esatto. E poi ti dico, continuando con il contratto IDA, è nata questa associazione a delinquere, benissimo, come ama chiamarla lei, di stampo umoristico. E questo è un grosso dono per Bologna. E indubbiamente ti invidio molto, perché non so né usare la, so usare la penna, non la matita, ma non si sa mai, come tu hai detto, non si sa mai. Ah, poi abbiamo, insieme a Ida, quando abbiamo cominciato a fare questa avventura, praticamente, l'avventura è nata con i calambur illustrati, che tu conoscerai sicuramente come tanti milioni di italiani. Si chiamano calambur illustrati, sono giochi di parole dove c'è un'immagine collegata a un nome, per esempio il gatto. C'è l'immagine del gatto con sottoscritto gatto, ovviamente non puoi certo mettere scritto cane a un gatto, certo. Poi c'è il gatto tutto rotto e lo sfigatto, hai capito? Esatto. Il gatto che scompare in un water è il cagatto, quello che si fa le canne è il drogatto, e via discorrendo. E lì è stato li conosco bene, perché hai fatto quello dei preti, quello dei cani, quello dei gatti e tanti altri. Le falce martello, il politico, poi è vero, i vari compagni rivisitati da noi, forse sarà il prossimo libro, tra l'altro. Ma guarda, l'idea appunto è di fare un libricino con 100 varianti sui compagni. Si parte dal simbolo esattamente quale è, dopodiché ogni pagina una variante. E arriviamo a un centinaio. Il titolo del libro, almeno l'ipotesi, è: e tu che compagno sei? Al giorno d'oggi è un titolo appropriato, eh. Puoi scegliere tra i compagni inquadrati, che sono, è una falce quadrata, i compagni bugiardi, che è una falce con due punte, la lingua biforcuta, hai capito? I compagni ladri, che è solo la falce, perché hanno fregato il martello. E i compagni molto ladri, dove non c'è niente, è una pagina vuota. Questo mi ha sempre fatto molto invidia, questa capacità di generare parole sempre così argute, ecco, a livello anche linguistico, quindi è una cosa estremamente interessante. No, questa qua, diciamo, le varie tabelle con i vari elaborazioni delle parole, ne ho viste tante, diciamo, sia quando venivi alle nostre incontri di poesia, sia anche quando ci siamo incontrati, non so, alla festa
dell'unità, eccetera. Poi è successa una cosa carina, perché noi siamo arrivati ormai, li contavamo oggi, a fare 44 libri, come i gatti in fila per tre, due, capito? E il primo libro in assoluto è stata la nostra fortuna, perché ha vinto subito, appena uscito, l'abbiamo fatto con il gruppo Rizzoli, si chiamava I dubbi atroci, che aveva un sottotitolo: ma se anche le formiche si incazzano, formigoni diventa una belva? E lì è stato avuto un successo strepitoso, quindi è stato facile farne tanti altri dopo. Quando si inizia bene poi facile, e quando si comincia ad andare in salita che diventa più difficile. Comunque siete diventati famosi, per la vostra bravura, perché al giorno d'oggi bisogna un po' definire come si diventa famosi. Hai ragione. Mi ricordo sempre il discorso quando Lino Banfi veniva interrogato sui nuovi comici, e i nuovi comici di Lino Banfi diceva: purtroppo allora a loro manca l'avanspettacolo. Assolutamente, cioè, sì, parole la d'oro, capacità di imparare. Li fanno a tavolino, li inventano a tavolino i comici, da un non giorno all'altro. Per fortuna poi da un giorno all'altro spariscono, quindi c'è anche quel grosso ma ne vengono degli altri come loro. È verissimo. È un casino. Noi facciamo un umorismo che riteniamo intelligente. Perché? Perché costringe il lettore a pensare, tipo, non so, ti faccio un esempio, due di dubbi atroci. Quando in Parlamento giocano a guardie e ladri, le guardie le fanno venire da fuori? È ovvio che se uno non elabora non ride. Una quaglia al caldo si squaglia. La lana di vetro si ottiene dalle pecore di Murano? E sono tutti dubbi pazzeschi che piacciono per la loro semplicità, ma nello stesso tempo per la loro, diciamo, arguzia, che ti costringe a pensare. Tipo, tanto per stare diciamo tra i bambini, non cose spinte: la ringhiera è una cagna feroce? E il compito a casa viene dato anche agli studenti sfrattati? Poi alcuni fanno pensare veramente, tipo vanno nel sociale: ma quelli che hanno vestiti firmati da altri non sanno scrivere? E così via. Con questo libro abbiamo vinto la Palma d'Oro al Salone Internazionale dell'Umorismo di Bordighera, ma parlo di 20-30 anni fa. Certo. Io poi sono sempre stato, fin da ragazzo, amante del non senso, perché nel non senso ho trovato il senso esatto delle cose. Ecco, cose che invece hai ragione. Che a volte è difficile da capire. Ecco, tu e mi poi dai l'assist, dicono così adesso, per dirti che il non senso è una figura retorica. È una delle tante figure retoriche che permettono anche di inventare battute umoristiche di certo valore, anche, capito? Insieme, per esempio, alle parole sosia. Sai cosa sono le parole sosia? Qui è tratto dal libro che insegna a far ridere con la scrittura. Chiamiamo parole sosia quelle che usiamo volutamente in modo errato al posto dei termini che il lettore della nostra storiella si aspetta di sentire. Due esempi: Adamo disse ad Eva: sfogliati. Abbiamo riso abbastanza, adesso basta, invece che basta. Sono cose che imparare, è bene sapere per riuscire a far ridere, capito? Questo che racconta Zapp è tratto da un libro che è il nostro ultimo libro, che abbiamo presentato adesso
alla Fiera del Libro per Ragazzi e il titolo è A Scuola di Sorrisi. Sì, è edito da un piccolo editore di Cosenza, Coccole Book, ed è arrivato adesso nelle librerie italiane. Anche di questo parleremo, dei vostri giri per le librerie per insegnare questa arte meravigliosa del sorriso. Poi, questa è la domanda clou, e poi un giorno incontrasti Berlusconi e la tua successo mi tocco le cose che non si possono dire in radio, hai capito? Però, noi eravamo amici di Berlusconi, c'è stato un periodo, perché sai, noi lavoriamo spesso in TV sfruttando l'enorme velocità di disegno che diventa spettacolo. Col disegno noi facciamo vero e proprio cabaret e anche lo inserivamo anche adesso in molti programmi televisivi, dalla Rai 1, Rai 2, Rai 3, Italia 1, e quindi ero diventato amico di Berlusconi, ci davamo del tu. E poi adesso lo detesto in maniera proprio assolutamente esagerata, ma non per motivi politici. Non perché politicamente non sono d'accordo con lui, non sono d'accordo anche politicamente per una fervente attività disegnatrice, perché la veste feroce, hai ragione, feroce è stato lui. Noi prima facevamo ridere con l'umorismo normale, non con la satira. È stato lui a spingersi a fare satira, che poi abbiamo usato anche contro Cofferati, perché noi diamo un colpo al cerchio e uno alla botte. Giustamente. E in Italia diciamo che degli spunti ce ne nascono tutti i giorni, basta semplicemente guardare un telegiornale. Adesso noi abbiamo smesso di fare satira politica appunto perché veniamo battuti su tutti i fronti dagli stessi politici che ne fanno di talmente grosse che come fai a far satira sulla satira? È un po' difficile. È diventato problematico. Comunque direi proprio che è stato un bel periodo per voi, perché mi ricordo anche quando venivate ai nostri spettacoli, era un po' il clou della cosa, e indubbiamente comunque io penso che cambia poi il personaggio, ma le motivazioni rimangono sempre lo stesso, come tu dici, perché in Italia non si riesce assolutamente a avere un politico serio, tutti sono quasi impossibile. Ormai vedi, io l'ho avuto lì in modo serioso, o direi serio, quando c'erano le ideologie, che uno era o comunista o fascista o democristiano, c'era più serietà perché uno credeva in quello che diceva, hai capito? E dopo scomparse le ideologie, adesso sono tutti lì carrieristi, investono un tot per essere, diciamo, promossi parlamentari, per essere eletti, sapendo che poi una volta lì diventano ricchi, capito? Alla faccia di noi che andiamo a continuare. Questo è un vero dramma della democrazia, purtroppo, e non siamo capaci ad uscirne. E così, carissimo, poi adesso direi di anche trasmettere regia. Eccomi pronto alla regia. Mettiamo un brano. Perfetto, vuoi già mandare i nostri un brano? Brani. Noi, caro Zapp e Dida, usiamo tutti musica free, in modo da, anche che è molto bella fra le altre cose. Io mi aspettavo di sulle rose, Teresa Berti, però. No. Dopo dobbiamo pagare la SIAE e siamo troppo poveri, non ce lo possiamo permettere questo. Però la musica che mandiamo, sia nei nostri programmi, sia durante il giorno per riempire le ore di programmazione, è di qualità. Sconosciuta, ma di qualità. Oh, così mi piace. Sotto licenza Creative Commons, caro Alfredo.
la musica, certo, che mandiamo. Cioè, in Italia è poco conosciuta, cioè è poco sviluppato questo sistema della Creative Commons, mentre all'estero ci vivono con la Creative Commons. Cioè, vuol dire, un artista mette a disposizione la propria opera gratuitamente, ovviamente non proprio gratuitamente, perché uno gli manda un obolo oppure compra il disco, però lo può diffondere, lo può regalare, può fare di tutto. All'estero sono un po' più seri, secondo me, su questo. Perfetto. E diciamo che questa forma di musica è a 360 gradi e copre completamente tutto lo scibile musicale possibile e immaginabile. Ok, manda pure in onda la nostra la musica di stasera. Ok, di Nicky Jane Crawford, ascoltiamo Spread Your Wings. Il mio inglese è pessimo, come sai, Alfredo. È sempre, ma noi siamo così. Stati. Io lo uso l'inglese un po' napoletanizzato, quindi. Ma è il più così. Bello, il è più bello. Bello. E andiamo a questo brano che, giusto per ricordare i nostri amici, possono trovarlo sul sito di jamendo.com, sempre sotto licenza Creative Commons. Mi raccomando, seguite jamendo.com e guardatevi anche i video, che sono molto belli. Vado col brano, caro Alfredo. Ok. Ed eccoci qui, cari amici, ritorniamo di nuovo in onda con Zappe Ida, l'amico Alfredo, che ci presenta questi ospiti veramente graditissimi, e sono incuriosito di che cosa avranno ancora da dirci, caro Alfredo, vero? Cioè, hanno ancora molto. Perché io vedo la foto, però vedo solo una foto.
Allora, due cose, seguiteci sulle varie radio del network, ve le ricordo tutte quante: Radio Reno Web da Casalecchio di Reno, Radio Favaro Veneto da Favaro Veneto, Radio Sisbondi Libri da Salgareda in provincia di Treviso, che è una piccola casa editrice, e abbiamo Radio Isso da Modena, e si è aggiunto Radio Valdichiana in test in questi giorni da Valdichiana. Quindi stiamo raggiungendo un po' tutta l'Italia, come il nostro pensiero, il nostro progetto, Alfredo. Per quanto riguarda invece i vostri interventi nelle dirette, vi ricordo sempre il nostro numero di telefono, che è lo 0422 1626 622, oppure se volete mandarci un "se mamma sapesse" o un WhatsApp, basta mandarlo al 393 7880 195. E poi non vi dimenticate della nostra meravigliosa chat. Alfredo, c'è Anon, c'è un certo Anon che ha scritto, che ti passo, vediamo. C'è prima Anon 41, Anon, quelle persone che non riescono a mettere il nominativo, sì, nella chat. Anon 41 dice: buonasera agli ospiti. Perfetto. E invece poi non si è capita Anon 5316, che dice musica free, Caprio, musica frufru. Volevo fare secondo la battuta. Secondo il genere. Un caro saluto a questi nostri amici. Un giorno può essere anche frufru e un giorno più dura, ecco, cambia. Non si può mai sapere nella vita. Mai sapere. Bene, Alfredo, ti ripasso la palla, vai. Va benissimo. Allora, eravamo arrivati alle tue situazioni con il biscione. Il biscione di antica memoria. Ma adesso parliamo un pochino delle attualità. Innanzitutto, certo, se ben ricordo, le vostre agende. Ah, le agende sono interessanti, perché sono agende per adulteri. Dopo 11 anni di diari scolastici per i bambini, abbiamo detto: facciamo ridere i grandi. E lì è nata l'idea di fare delle agende per i grandi, monotematiche. La prima l'abbiamo dedicata al lavoro, con tutta una serie di battute, controbattute sul lavoro, vignette. La seconda al vino, la terza al cioccolato, la quarta, l'anno scorso, non ricordo, Ida, ti ricordi tu? Allora, intanto l'agenda è titolata Tirami su, perché l'umorismo tira su, molto semplice. La tirami su, che cos'ha? In copertina ha un tirami su vero, fatto con i savoiardi, distesa di cacao, si è strofinata leggermente la copertina, che è la mia passione. Poi annusata, si sente il profumo del cacao. Per applicazione delle nanotecnologie, è un prodotto assolutamente innovativo. La tiramisù ogni anno la dedichiamo a un tema. L'anno scorso, ad esempio, c'era l'Expo, era l'anno dell'Expo, e quindi l'abbiamo fatta tutta sull'Expo, sull'alimentazione. A piede di ogni pagina c'era una gag sull'alimentazione. Quest'anno invece è dedicata al mondo medico, quindi chi ha degli acciacchi può farsi ripassare ridendo con le prese in giro di ogni categoria medica. Quest'anno è proprio un pronto soccorso umoristico. Diciamo che questo è il quinto anno che facciamo l'agenda. Ma nello stesso tempo volevo svelare un segreto. Ida e Dio non abbiamo mai letto libri gialli, perché non ci piacciono, proprio li abbiamo sempre schifati in un certo senso. Ma abbiamo amici giallisti che troviamo in una famosa osteria al Sole di Bologna, sì, la più vecchia osteria d'Italia, 600 anni, tanto per saperlo, per informare gli ascoltatori. Incontriamo gli amici giallisti, Bortolotti, Lucarelli, Fois e tanti altri, e ci prendevano in giro dicendo: ah, voi fate solo ridere, come se far ridere fosse una cosa facile. Noi invece facciamo gialli, insomma, li abbiamo disperati. Dopo 5-6 volte che ci prendevano di mezzo, abbiamo scritto in 20 giorni un poliziesco ambientato a Bologna,
ha avuto un successo strepitoso e sta avendo un successo strepitoso dal punto tale che stanno già facendo il film. Ieri c'era la prima riunione. Il titolo del poliziesco è Passi, l'ha editato un piccolo editore di Bologna che è la Giraldi Editore, che ha avuto questa ardire di pubblicare un nostro libro, per la prima volta un testo lungo, perché il Passi, questo poliziesco, è dotato di 234 pagine, che per noi sono veramente un'avventura, perché è la prima volta che facciamo un testo così lungo. I nostri testi nei nostri libri sono sempre stati toccata e fuga. Sì, indubbiamente. Ma guarda, la trama si può conoscere a grandi linee? La trama è facilissima. Sai che adesso nascono come funghi i commissari. In Italia ormai ne avremo una 30-40, hai capito? Alcuni livelli di televisione altri. È una malattia europea proprio, perché ormai... Anche europea. Allora noi... Cos'è successo? La trama è semplice: vengono sgozzate a Bologna in una fredda e nebbiosa notte di fine novembre quattro persone, ma sgozzate orribilmente che l'ISIS non ci fa neanche una pippa, hai capito? E praticamente prima di venire sgozzate avvertono dei passi misteriosi alle loro spalle. Si voltano indietro, non vedono nessuno e trac, gli arriva la coltellata nella gola. Da cui il titolo Passi, appunto, per via di questi passi misteriosi. E le indagini per scoprire il colpevole o i colpevoli, bisogna leggerlo per saperlo, vengono affidate al commissario capo della questura di Bologna, dottor Amareno Fabbri. Naturalmente è un uomo di spirito, Amareno Fabbri. E la cosa che piace molto di questo libro, anche aggiungo, con le gote rosse, immagino. La cosa che piace molto, sai Alfredo, di questo libro è non solo la trama, che piace, comunque è intrigante, ma il fatto che Amareno Fabbri, appunto essendo uomo di spirito, ogni tanto ne spara qualcuna di grosse. E soprattutto per la descrizione dei locali di Bologna, dove lui, che è un viveur, insomma è uno che non sta chiuso in casa, dove lui va a cena, dove svolge le indagini, è una guida di Bologna atipica. Ah, questo è interessante, utilizzare le due realtà, guida e giallo. Indubbiamente, vedi, siete geniali proprio. Ah, guarda, ma ti dirò di più, noi dopo abbiamo incontrato, tanto per dire un numero, la libreria Mondadori di Via D'Azeglio ha superato le 1500 copie vendute da sola, che è una cifra esagerata. E tutti i lettori molti dei lettori di Passi che ci incontravano, ci supplicavano di far continuare a vivere questo commissario Amareno Fabbri. Allora, il nome è geniale, che è uscito un mese fa, e però con un editore più grande, che è Cairo Editore, il presidente del Torino, il padrone della Sette, eccetera eccetera, che sta prendendo piede anche il secondo, capito? Il titolo del secondo è Il nome del commissario, Amareno Fabbri. Ah, allora è il secondo. Chiedevo, ma non c'è anche un libro proprio intitolato Amareno Fabbri? Me lo stavo chiedendo, invece è il secondo questo. Sì, è il secondo. Sai perché abbiamo scelto questo titolo? Perché mentre nel primo libro, In Passi, era impegnato nella ricerca, nell'indagine per scoprire gli assassini dei quattro, qui riceve in questo secondo libro tre lettere anonime con minacce di morte se non si dimette dalla polizia. Perché lui, a differenza dei suoi colleghi un po' cacca sotto, hai capito, che danno addosso solo i ladri di galline, lui è tosto e ama inquisire anche persone importanti, quindi dà addosso lui alla mafia del
delle slot machine soprattutto, che appunto è una robina famiglie, induce suicidi e omicidi, alla massoneria coperta, e anche a due grandi cooperative rosse di nome, ma di fatto associazioni delinquere, come ben sappiamo tra l'altro, esatto, per le cronache, che in combutta con i politici locali. Guarda, ci faremo una posizione. C'è tutto, c'è tutto. Vabbè, vi porterò le arance, dai. Anche i pompelmi, grazie. Ah, va bene, e qualche tiramisù, che fa sempre tiramisù, è vero, è vero. No, l'ultima cosa che invece ci tengo a, diciamo, a promuovere, visto che è frutto, proprio come dicevamo nella prima parte della trasmissione, di recenti iniziative, è questo libro che suggerisco a tutti, per due motivi. Primo, perché ci guadagniamo ogni copia €1,30, hai capito? Certo, le royalty. Secondo, perché se uno legge questo libro e studia... Purtroppo c'è stato un piccolo inconveniente tecnico, ci scusiamo con gli ascoltatori. Caro Zappa, stavamo parlando del libro e dei due libri ormai, dei due libri. Sì, dei due libri, uno è titolato Passi e uno è titolato Amareno Fabbri, che sarebbe il nome del commissario. Da detto alle indagini, ti dico, ovviamente circondato dalla sua squadra un po' spiegata di derelitti, ma bravissimi comunque, che risolvono tutte le questioni e i problemi, comunque a prescindere, sono bravissimi. Ma vedo che va molto il giallo, i commissariati bolognesi. Prima con Sarti e Gavina. Sì, ma infatti quello, Loriano Machiavelli, il mitico autore del commissario Sarti, è un nostro caro amico, ha già 82 anni ma li porta bene, ha voluto fare una bella frase sulla copertina del nostro libro, come viatico, hai capito? Guarda, a proposito di Loriano Loriano Machiavelli, io al venerdì da tanto tempo faccio volontariato in un centro diurno per anziani, e dopo tanti libri ho letto libri di Faeti su Bologna e sto leggendo Maccaroni di Machiavelli, e Machiavelli, con insieme al grande Guccini. E guarda, è una storia ambientata tra la fine dell'Ottocento e la metà degli anni 50, ma è talmente appassionante che queste vecchiette non perdono una parola, guarda, è estremamente emozionante. Infatti, se avessi avuto la possibilità di poter contattare l'autore per ringraziarlo proprio di aver scritto un libro così simpatico, perché sono ogni periodo, ogni capitolo è abbastanza breve e quindi in un'ora riesco a leggerlo tranquillamente. E si divertono e stanno attenti, non si sente volare una mosca. Loriano Machiavelli è talmente alla mano, talmente carino, che se gli telefoni e gli dici di venire anche lui dalle vecchiette, viene a lui. Sarebbe una cosa meravigliosa. Ci organizziamo. Benissimo. E poi adesso ormai siamo alle 49, parlare di questo corso di sorriso, come lo svolgi. Allora, è interessante. Ti spiego, io e Dio da anni andiamo nelle scuole a insegnare umorismo ai ragazzi, e questa editore di Cosenza ha voluto fare un libro sulla nostra esperienza, ed è un libro che è divertentissimo e utile, è ludico didattico.
perché insegna a far ridere, appunto, come dicevamo, sia con il disegno sia con le parole. E per far ridere con le parole ricorriamo alle figure retoriche, tipo, non so, lo scambio di lettere. Spesso è divertente scambiare delle lettere fra due termini. Si tratta di una ricerca lessicale molto utile per approfondire la conoscenza della nostra lingua. Alcuni esempi: passaggio a livello passaggio a livello, scusate, diventa lavaggio a pisello, hai capito? Monte dei maschi diventa ponte dei maschi. Esatto. È una cosa graziosa. Mi è arrivato il colpo di tosse, scusate ancora. No, beh, sai, tanto che e parlo. Alla fine ci sono centinaia di battute tratte da due nostri libri. Il primo è I dubbi atroci, appunto, di cui abbiamo parlato all'inizio della trasmissione. Sì. E diamo un piccolo saggio di questo, del contenuto dei dubbi atroci. Il secondo invece è il nuovissimo Zapparelli, il vocabolario illustrato della lingua italiana. È vero, c'è anche in questo manuale, che è titolato A scuola di sorrisi, ci sono 600 termini tratti dal nostro vocabolario illustrato della lingua italiana. Li abbiamo scelti con cura perché il libro, il manuale, è destinato anche a un pubblico molto giovane e quindi abbiamo filtrato un po' le parolacce. Avete fatto uno screening. 6.400 i termini veri e ne abbiamo fatti 600. Vabbè. Ne vuoi alcuni? Volentieri, volentieri. Ah, ti sparo un po' di cavolate. Sì. Abbaino, verso di cane deperito. Oh, abbecedario, richiamo della madre di Abbe che vede arrivare il fidanzato della figlia. Acceleratori, bovini in netta ripresa. Accozzare, andare a sbattere contro un allevamento di cozze o di miteli. Acqua santa, variante per astemi del vin santo. Esatto. E via discorrendo. Acrobazia è un monastero di frati saltellatori. Sai, i frati sono nell'abbazia e i saltellatori nell'acrobazia. Esatto, esatto. Adunare e riunire nel deserto. Adunare. E l'ultimo, aguglia, pesce che vive in branco sul Duomo di Milano. È vero. Addendo. Addendo è bellissimo. Addendo, sai cos'è? Eh. È urlo della folla quando a Nairobi stai per pestare una cacca. Addendo. Siete eccezionali. Ormai siamo arrivati quasi. No, magari avete la testa a posto, veramente. Siamo arrivati ormai alla fine della nostra chiacchierata e di solito chiedo un po' il futuro. Il futuro. Speriamo che sia roseo nonostante l'età. Il futuro, per esempio, siamo in attesa, noi facciamo anche pubblicità ovviamente con grandi aziende, sta per uscire sul mercato, questa è la prima volta che lo diciamo in una radio, in una televisione, è un'anteprima questa qua, sta per uscire un libretto con nostre vignette divertentissime sull'acqua minerale, sulle acque, sponsorizzato da Uliveto Rocchetta, capito? Quindi insieme al passerotto ci saranno anche le nostre che ormai hanno stancato, i passerotti hanno già stancato, basta lo schipasseri. Ma benissimo. Una cosa che stiamo facendo è che con tutta probabilità continueremo a fare, ed è una cosa per noi nuova, è una collaborazione tutti i sabati mattina dalle 11:30 a mezzogiorno su Rai 3, è una trasmissione televisiva, su Rai 3 c'è Officina Italia e dalla vigilia di Pasqua stiamo collaborando con questa trasmissione tutti i sabati.
una trasmissione molto, molto ben fatta, almeno noi la riteniamo tale, Tu Rai trattano 3 temi di solito è importanti. tutto. È vero, è vero. Scusa, Trattano dei scusa. temi interessanti e noi ogni volta lavoriamo sul tema principe della puntata. Benissimo, benissimo. Io non so cosa dirvi, vi ringrazio infinitamente, Grazie a te che ci hai ma no, coinvolti. figuriamoci. Questa è una piccola emittente che è diventato un network. Forse, chissà, ci saranno degli sviluppi molto interessanti nel futuro, come il nostro regista mi ha detto, e cominceremo forse a ingrandirci un po'. Siamo Allora, tutti quando sarete volontari. un po' più grandi, chiamateci che spareremo una serie. Potremmo fare una trasmissioncina settimanale, capito? Con le nostre cavolatine, ne avremo per anni. Ma guarda, Per anni. guarda, questa si potrebbe già fare adesso perché noi abbiamo, se tu vai nei nostri siti dove c'è il palinsesto delle radio e della televisione, vedi che di solito tutte le sere, per esempio, noi a lunedì sera abbiamo una trasmissione di musica fatta dal figlio di Rosario, Luca, e al martedì sera c'è questa trasmissione, al mercoledì sera doppia puntata dalla nostra redazione di Bari, diciamo, però questi sono realmente due giornalisti di Bari che fanno spazio aperto alle 18:30 con i commenti della settimana e interessantissimo alle 22 antimafia. L'altra Guarda. sera hanno intervistato da un bar di Bar 100 Passi, e già 100 Passi è un Ed è ricordo, già è già un impastato. titolo, oddio, il fratello di Borsellino, il Salvatore giudice, Borsellino. Capoglio. Salvatore Borsellino, esatto. E poi niente, ci riposiamo un po' il sabato e la domenica per ora. Ma guarda, no, sarebbe interessante fare proprio il quarto d'ora delle cavolate di Zappa e Ida Guarda, ci sparare mettiamo. una serie infinita di cavolate ogni quarto d'ora, ma ne riparleremo, dai, teniamoci in Dai, ne contatto. riparleremo perché potete anche semplicemente registrarle, poi noi con i nostri potenti mezzi mandarle Le in onda. diluite. Le diluiamo. Va bene, ragazzi, grazie tante. Ciao, grazie a te, grazie Rosario Grazie e Ida, grazie grazie ai Zappa. E radioascoltatori che auguri hanno per avuto la il bontà di futuro. seguirci. No, veramente, grazie a voi. Ciao, ciao. Ciao a tutti, ciao. Arrivederci. Un caro saluto da parte di Rosario. Molto bene, Alfredo. Allora, 22:58, andiamo a devi fare dei saluti. Niente, abbiamo Vuoi per dare il appuntamento prossimo alla prossima settimana? martedì, Ecco, bravo. sono in attesa di risposte interessanti e se no ci sono sempre il vecchio Don Chisciotte e il vecchio Don Sancho Panza sempre Sempre con alla la panza, battuta, sì. quindi non c'è problema. Benissimo. E con questo è tutto, quindi diamo appuntamento invece per domani sera alle 18:30 con Spazio Aperto, con Antonella Entrenò e Ugo Lombardi e con la partecipazione di Massimo Bonella di Pianeta OCTV. E sempre domani alle ore 22 con Osservatorio Antimafia, trasmissione sempre condotta da Antonella Entrenò e Ugo Lombardi, sempre con l'amico Massimo Bonella di Pianeta OCTV e in collaborazione con la rivista Antimafia 2000 online. Con questo è tutto e ci risentiamo martedì prossimo, mi raccomando, questo podcast verrà messo su YouTube già da domani, quindi da domani potranno rivederlo su YouTube questa trasmissione, Alfredo. Andiamo tranquillamente con la sigla. Un caro saluto a tutti quanti.